This shit's got to go. Questa merda deve finire. Benvenuti e benvenute, grazie a tutti quanti per essere venuti in questo simposio che abbiamo organizzato tramite il movimento Zeitgeist. Quindi innanzitutto io vorrei ringraziare le istituzioni, tutti i nostri sponsor, facciamoli andare. Giusto, non ci sono, non abbiamo nessuno sponsor, non c'è stata nessuna istituzione a cui abbiamo chiesto aiuto, siete voi che ci avete pagato il biglietto e basta. Basta, questo qui è un evento pagato da voi, se voi venite lo facciamo, se voi non venite non lo facciamo. E siete venuti oltre ogni immaginazione che potevamo avere, siete più di 250 paganti in un evento che abbiamo organizzato completamente tramite volontari. Non c'è una persona che riceve un centesimo per quello che è stato fatto. Quindi io vorrei ringraziare i volontari che hanno organizzato questo evento. Perché abbiamo deciso di fare questo simposio? Innanzitutto, simposio è un evento di divulgazione scientifica in cui spieghiamo dei concetti che magari solitamente sono relegati in circoli accademici o che stanno così nei meandri dell'economia e nei lettori d'avorio degli studiosi e che invece hanno un impatto sulla nostra vita, sulla nostra società. Il movimento Zeitgeist è una delle tante realtà che esistono. Quindi il motivo di questo simposio, come vedete il nostro simbolo qui è piccolino, perché è società sostenibile. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto essere semplicemente un megafono di altre voci. Abbiamo invitato altri esperti, associazioni, gruppi di volontariato, associazioni non profit e anche attività commerciali che hanno una certa logica che secondo noi va verso una società sostenibile. E abbiamo voluto creare un tavolo di discussione per aprire un dialogo, per guardarci in faccia e per cominciare a discutere su quello che secondo noi possono essere delle soluzioni possibili per migliorare questa società. Io non so veramente come ringraziarvi qui, cioè vedo una cosa gigantesca di fronte a me, vorrei scendere adesso e abbracciarvi tutti quanti perché, cioè, davvero non pensavo che avremmo realizzato una cosa di questa portata ed è solamente grazie a voi. I volontari del movimento Zeitgeist e di altre realtà che sono venute aggregatosi con noi e poi tutti quanti voi che semplicemente eravate interessati e volevate dire ma come posso cambiare la mia vita e come posso migliorare il resto del mondo? E penso che sia questo il motivo che vi ha spinti qui,